aspetti, cioè, sicuramente alleggeriscono anche la vita delle persone, semplificano anche diciamo, la gestione della vita di tutti i giorni e anche diminuiscono assolutamente l'evasione, cioè detto proprio in modo semplice. Seconda cosa, se avete intenzione di, io voglio usare la parola sopprimere, perché l'ovvio è sopprimere l'Italia, proprio sopprimere la perché combatto quotidianamente, trovo che il raggio di discussione sia un ulteriore, cioè lo trovo veramente che sia un'ingiustizia di base. Terza cosa, la soppressione qui del sangue proprio del... lo studio di settore. Io trovo che ci voglia proprio la restituzione alla giustizia di questo paese, soprattutto dal punto di vista tributario, perché non è possibile che a una persona, un imprenditore, soprattutto per i piccoli, sia imposto di guadagnare quando in un territorio ormai depresso e ormai quasi morto civilmente come l'Italia, si è capito che non esiste la possibilità di presumere il reddito delle persone, è assolutamente fuori dalla grazia di Dio. E allora, poi un'ultimissima cosa, secondo voi se siamo vicini al prelievo forzoso sui contributi agricoli? Cioè, se c'è proprio questo pericolo, se è concreto se ci e trovano se sia qualcosa meglio in dentro. tal caso avvisare i Io cittadini infatti di me ne non fare in modo spendo di i conti correnti. pochi soldi che avevano rimasti. Grazie. Non vedo più il sogno. E l'esempio che mi si è spento non degli so acconti perché IRPEF e degli stessi studi di settore che avevano un obiettivo, nascono con un obiettivo, ma poi se ne fa tutt'altra cosa. E in questo senso, quando adesso noi va diciamo che tutto da rifare è andato così, cioè bisogna andare a prendere ogni cosa, cercare di capire la ratio per cui video che ho era stata fatto creata e poi decidere se ci piace o meno. Di certo oggi il livello è indecente, così come diceva Zuma prima, cioè tu mi chiedi il 102%, mi stai chiedendo un prestito, ma siamo pazzi. Per cui su questo tutte le volte ci troviamo a fare lotte con queste cose. Su Equitalia, sempre della delega fiscale c'è proprio un capitolo sulla riscossione da parte degli enti pubblici e sembrava che il governo fosse, soprattutto il presentatore di questa proposta, fossero favorevoli ad una chiusura di Equitalia. Noi abbiamo fatto delle integrazioni al testo perché proprio su questo tema, nel senso basta Equitalia, e invece alla fine, prima che venisse chiuso il comitato ristretto, dove erano state praticamente messe in luce le modifiche al testo prima che arrivasse in aula, niente, c'è stato governo, Equitalia è stata ancora prorogata e quindi si capisce che il governo proprio ci tiene a tutti i costi, nel senso, ma non solo il governo, ma anche se è per mantenere Equitalia, non c'è verso. Noi invece vogliamo che gli enti pubblici acquistino quelle capacità, quelle professionalità utili per riescire a riscuotere i propri tributi. Regione Lombardia lo sta facendo, anche a me arrivano le tasse regionali da pagare, arrivano a casa, te lo ricordano e uno magari è anche agevolato a pagarle, sapendo quanto e dove pagare, e quindi vuol dire che gli enti pubblici sono in grado di poter svolgere questo servizio in modo autonomo. Equitalia non è assolutamente utile e necessaria, per non parlare degli scandali che stanno dietro l'Italia, perché il fatto che ci siano 500 miliardi non riscossi, 500 miliardi che sono una bolla, una vera bolla a carico di tutti gli enti locali che non hanno riscosso questa quantità di imposte o tributi, è veramente scandaloso. Quindi l'Equitalia è stata gestita, gli strumenti che utilizzano sono proprio strumenti vessatori e noi ci vediamo in tutte le sedi, purtroppo siamo minoranza, però le proposte ci sono e sulla delega fiscale le potete vedere tranquillamente e vediamo cosa può succedere più avanti.
persone, pardon, che in realtà, in cui in realtà contrattuali i professori avrebbero dovuto dare precedenza, non sono stati chiesti prima e che si sono insieme adesso a gennaio. E questo, su questo non so se riusciranno, appunto, come dicevo prima, a modificare questa. L'idea politica sembrava quella di continuare sulla loro strada perché non hanno modificato nulla e vediamo se comunque noi in aula del Senato appropriato riusciremo a portare un cambiamento. Dimmi che mi hai cancellato un'ora e passa. Scusa, invece sulla razionalizzazione delle varie tasse imposte non abbiamo ancora un disegno perché in realtà non faceva parte del programma. Io abbiamo cercato di svolgere disegni, le proposte di legge più che altro attenti al programma. Ciò non toglie che è una giungla, come dicevi te, e bisogna assolutamente fare qualcosa. Quindi se sei anche tu che farò un promotore di vuoi fare qualcosa, sentiamoci e scriviamo insieme qualcosa, proponiamo certo, una proposta di legge, oppure sto confine qua, lavorare con le soluzioni, sta cosa. Ok, allora, ne faranno più, quindi sono le ultime. E allora una è un attivista, chiede come collaborare con la vostra commissione fiscale, essendo, avendo lavorato dal lontano 73 appunto in campo fiscale, e quindi vorrebbe dare una mano, se è come possibile. Poi ci chiedono problema sociale, slot machine, ma anche legale e fiscale, se è stata pensata a una tassa specifica sul discorso slot machine. Qualcuno chiede che fine hanno fatto, Massimo, le buste arancioni dell'Inps promesse da Giovannini. E poi vabbè, sottolineano l'importanza del referendum online e di allargare il più possibile il numero dei votanti, quindi i cittadini che accedono in questo momento. Sì, evidentemente l'hanno trovata molto positiva, soprattutto negli ultimi due mesi. Ultimissima cosa, scusate, furti in Parlamento, avete denunciato alcune frazioni, e qualcuno fa le battute, ci dovrebbero essere le telecamere per verificare chi entra, chi esce, anche per riprendere i divanetti dei lobbisti, come battuta. Come suggerimento aumentare il numero di aliquote fiscali in maniera progressiva. Vuoi salvare? No. Oltre a calmare fuoco. Era un'ora e passa. Non è la prima volta da quando siamo qui dentro che hanno provato a entrare nelle nostre stanze, nei nostri uffici. Noi ne abbiamo fatto subito comunicazione alla sicurezza competente, oltretutto la sicurezza interna è diversa dalla forza di polizia normale, però insomma la prima cosa che hanno fatto è bucare alcune mail, sono entrati dentro con le nostre mail, poi hanno tolto dei documenti da alcuni computer di alcuni legislativi e per ultimo hanno proprio rubato e scaricato completamente un disk del responsabile amministrativo del nostro gruppo parlamentare. Ora noi non ci facciamo intimidire, però sono un po' primo perché nessuno riesce a fare un'azione di sicurezza nei nostri confronti e pensate voi se la stessa cosa fosse successa a Brunetta, cioè ci sarebbe scatenato l'inferno, o fosse successo a Speranza, avrebbero detto o sono in notario o sono un movimento 5 stelle sicuramente, per cui siamo un po' stupidi, non c'è ancora stata data una risposta in relazione a queste cose, avevamo chiesto le telecamere ma ce l'hanno negate perché per sicurezza interna non si può fare, nel senso che poi dovresti avere la liberatoria da tutti quelli che passano di lì e allora diventa un problema, però vi aggiorneremo appena sapremo qualcosa. Fatto sta che noi diciamo, lavoriamo nella piena trasparenza, per cui fateci ciò che volete. Su YouTube no. Sulle slot machine, sono 600.000 euro che mai
messo in copertura, hanno definito una copertura falsa, quindi non costituzionale sul decreto primo, non sbaglio, per cui quella storia lì è una storia che non finirà mai, perché dentro sono i soliti lobbisti, che ancora una volta lo diciamo. Noi siamo sicuri che mettere una tassazione non può bastare, perché tu devi essere sicuro che quel sistema lo vuoi sconfiggere. Basta pensare all'emendamento che hanno proposto al Senato, per cui tutti i comuni che sistemano delle forme agevolative per i lavoratori, i cittadini a giocare con lo Stato gli toglieva i trasferimenti. Ora, io non credo che questo sia proprio un criterio utile a far smettere la gente di giocare, che comunque essere portatrice di una patologia. Qui siamo seriamente preoccupati su questo versante, continuiamo a batterci, ma il muro anche lì è con un altro muro di interesse economico, non niente più. Preferiamo che c'era. Sì. Giusto così sulle lobby, ricordo ancora che quando arrivò il maxi sconto aperto alle lobby del gioco d'azzardo, noi facevamo un'audizione alla Corte dei Conti e il presidente della Corte dei Conti venne a dirci in modo ovviamente molto istituzionale, ma lui ci disse che era praticamente imbarazzato da quello che stava facendo il governo, perché è ovvio che loro avevano emesso una sentenza di primo grado e tra una sentenza di primo grado e una sentenza d'appello interviene il governo con un condono, quindi immaginate anche dal loro punto di vista. Ricordo ancora innanzitutto in aula addirittura il sottosegretario Baretta all'economia che ci disse tanto se non facevamo così questi non pagavano neanche quello, cioè quindi immaginate, quindi a questo punto diciamo che non pagano più niente, perché a questo punto arriva il governo a farci purtroppo questo è stata la questione, quindi immaginate come siamo messi in questo punto di vista. Se si vuole partecipare, io trovo, se trovo che Facebook sia il mezzo più rapido per tutto, per fare comunicazione con tutti i deputati. Quindi sono contato con me, con Daniele Pesco, mi trovo su Facebook, ma basta un messaggio e lo diffondo agli altri componenti della Commissione Finanze, visto che la persona che ha scritto si occupa proprio di tasse, penso un commercialista o qualcosa del genere. Quindi Facebook è veramente il modo più veloce per entrare in contatto con tutti. Poi abbiamo anche una pagina del blog istituzionale dove postiamo ogni tanto degli articoli e si possono lasciare dei commenti sul blog, sulla pagina delle varie commissioni. Sì, parlando delle 5 stelle. Poi c'è forse qua all'inizio c'è qualche altra domanda. Volevo fare una seconda parte di domande e parlamentare cittadini. Prego. La prima domanda io. Nel senso, adesso sono diversi mesi ormai che stiamo lavorando in Parlamento, in Commissione, e io ho veramente serie di difficoltà a fare tutte le cose che dovrei fare, lo ammetto, faccio audit. Nel senso, abbiamo sia l'attività in Commissione, alla quale bisogna arrivare a parlare, se non si deve fare non solo la prevedisce, ma non fare gli interessi dei cittadini, se non si oppone alle cose che presenta la maggioranza. Abbiamo le attività di interrogazioni, cioè le richieste che noi possiamo fare al governo su diversi aspetti, magari anche territoriali. E abbiamo poi questa prima attività fondamentale che è quella dell'informazione, cioè noi da dentro dobbiamo portare fuori delle informazioni in cui riuscire a comunicare ciò che viene fatto e ciò che soprattutto fa il governo di nascosto, perché l'informazione tiene praticamente molte cose tiene nascoste, l'informazione pubblica, la stampa. Io volevo chiedervi questo, secondo voi, se qualcuno magari ha avuto la possibilità di seguirci un po' più da vicino, se secondo voi dove sto mancando e su quali attività dovrei concentrarmi di più, però se appunto so che è una domanda un po' generica, però magari mi piacerebbe avere dei suggerimenti in questo. Grazie, però penso di prenderne 4-5, insomma. Faccio una lezione di storia, ci eravamo incontrati in quelle circostanze. No, adesso magari esumo un po' da tutto il discorso. Voi state facendo, siete dei ragazzi,
passatemi a cercare un lavoro veramente di un'importanza vitale, perché è una cosa assolutamente nuova, è una cosa mondiale, il movimento 5 Stelle. Ovvio che le difficoltà sono tantissime, si sa, staremo qui, ci dilungheremo fino alla notte dei tempi, però a sto punto, voglio dire, ci vuole un po' più di incisività, io ripeto sempre questo, ma non tanto per la comunicazione del vostro lavoro specifico, delle vostre cose, eccetera. Oggi come oggi siamo il paese con le pezze al culo, voglio dire, usciamo un po' più nelle piazze, attraverso il web, come dite voi, perché siete giovani, quello che è, però lì vi seguono solo le nostre generazioni, sapete benissimo che minimo la metà della popolazione sono tutto di ste robe, quindi ogni tanto uscite un po' a livello, diciamo così, sulla piazza a vedere le esigenze, non può farlo solo i vecchietti come noi, Beppe Grillo e compagnia, ma cercate anche di imparare questo tipo di comunicazione, perché se no rischiate di farvi intrappolare nel sistema, io l'ho fatto, questo perché non se ne esce più, mi avete già capito? Grazie. Quello che volevo dire io è soltanto avere più contatto, più contatto di lotta, cioè quello che dissi già, avete proposto la provocazione della Fornero, fuori non lo sapeva nessuno, se invece ci fosse stato un banchetto, ma queste sono cose nostre, in ogni città, ma questo dobbiamo farlo noi, non loro. Bene, ci mobilitiamo nelle città per supportarvi. Questo, cioè, unire la nostra cittadina alle vostre, però in contemporanea. Ma questo lo fa, cioè, dobbiamo farlo noi, non loro. Quindi tutto ciò che è alternativo, che può esistere, quindi vedi
fare le compensazioni, vedi ad esempio i certificati di credito fiscale, sono tutti strumenti che possono essere messi in atto. Adesso è venuto il modo, è venuto il momento, di farlo. E se non sono questi, potranno esserci anche altri, possiamo inventarci, siamo tantissimi, mettiamo insieme tutte le nostre intelligenze e riusciamo a tirare fuori qualcosa. Non dimentichiamo che dobbiamo comunque fare anche il cambio culturale, siamo una comunità si aiuta, dobbiamo trovare, cercare il modo di riuscire a metterci tutti sullo stesso piano, per riuscire a fare cose di questo genere, fare strumenti alternativi condivisi da tutti, tutti possiamo dare un piccolo contributo magari per riuscire a far riprendere un'azienda, per riuscire a farla produrre, per riuscire a rilanciare i consumi verso questa, non dico questa azienda in particolare, ma verso un certo tipo di aziende, magari sto pensando agli artigiani, alle aziende più piccole. Dobbiamo riuscire a trovare quegli strumenti che uniscono la nostra capacità, cioè quella della rete, è quella di diffondere e quella di condividere, e riuscire a dare un'impronta economica e cercare di fare ripartire l'economia. Ciò che sta facendo invece il governo è tutt'altro, continuano a tassare le tasse ai cittadini e quindi le aziende che chiudono, che quindi non pagheranno le tasse. Quindi se noi pensiamo a un anno o a due anni, già ci rendiamo conto che chi non produce adesso, che chi chiude non pagherà le tasse, oppure chi non è, chi è disoccupato non paga i contributi, e questo non meno soldi per pagare le pensioni, è veramente un cane che si morde la coda. Quindi bisogna fermarci e ripartire da zero con altri strumenti. L'euro è un problema, dobbiamo riuscire a trovare l'alternativa per uscire, ma quantomeno per trovare le soluzioni per riuscire ad andare avanti. Dobbiamo chiudere la strada perché metteremo la remoto e se non ci sono persone all'interno un po' peraltro, prego. Allora io veloce 3 minuti. Debito pubblico, c'è una proposta sul programma del Movimento 5 Stelle che si chiama politometro. Sì. Estendere il politometro, ragazzi, non solo ai politici, ma ai funzionari dello Stato, dai consigli, dai comuni, ai poggiolini, perché se la critica bisogna farla, molte colpe stanno lì, uno, due, per quanto riguarda se parlato, lì si recuperano miliardi, Ecco, per quanto riguarda il discorso della Sorgenia l'hai tirata tu fuori, mi sembra. Ecco, lì bisogna stare attenti perché già si è incolpata gratis la Telecom, il signor De Benedetti con Colannino e così. E lì, per esempio, anche lì, se si facesse un'inchiesta, siccome non so chi parlava della banca, fare dei controlli sul debito pubblico, tu lo dicevi se non sbaglio, se lì si fanno dei controlli, altri soldi. Tanti soldi per il debito pubblico, cioè lo scandalo del regalo fatto dalla Lema e Prodi a un certo, prima del Benedetti Colannino, poi Tronchetti Provetti, quanti soldi ci togliamo. Questo è un lavoro che dovete fare voi ragazzi, dipende, voi siete i portavoce. Poi per quanto riguarda, scusami se prima mi sono permesso sul Daniele, Daniele, mi sembra che tu. Era un po' semplificata la questione sul reddito garantito minimo. Io aggiungerei reddito minimo garantito con lavoro minimo garantito. E siccome abbiamo una bonifica dei territori, lì bisogna andare, perché se non si fa il prezzo giusto, manca un minuto, 55 secondi, ce la faccio, Presidente. E siccome le aziende sono care, perché sui disastri dell'Aquila eccetera ci vuole il prezzo giusto, se non fanno il prezzo giusto non si bonificheranno mai, cioè sui disastri non ci può essere profitto. Allora reddito minimo garantito ai giovani, se per esempio il Movimento 5 Stelle bonifica dei territori a Razzoni, Sant'Antonio, la Madonna Addolorata, diamo lavoro a tutti, risparmiamo soldi, caro Presidente, ho finito in anticipo.
io devo sapere al signore che non sono presidente di nessuno, che sono un cittadino orgoglioso. Qual è la storia? Prego. Bravissimo! È molto, è stato molto veloce, bravo. Se le varie unioni, tra cui la quella bancaria e quella fiscale, abbiamo molti, molti dubbi, nel senso, già la bancaria ci fa un po' venire i primi quando se pensiamo che la vigilanza è stata spostata tutta in capo alla Banca Centrale Europea e non alla Banca d'Italia, nel senso, se questa vigilanza verrà fatta bene, ci potrà andare potremmo essere soddisfatti, però siamo comunque sempre un pezzo di sovranità, visto che non potremmo vigilare noi, potrà vigilare qualcun altro, è sempre un pezzo di sovranità che se ne va. Quando prima dicevo che le eurobond secondo me potrebbero essere una buona soluzione, è per il fatto che c'è a
attualmente si sta sviluppando un cannibalismo tra i vari stati, nel senso con le varie differenze di tasso di interesse tra i vari titoli di Stato. Quindi l'Eurobond quantomeno potrebbe essere un bond, un titolo uguale per tutti, e magari potrebbe essere la soluzione quantomeno per, affinché non ci siano diversità tra i diversi stati dell'Unione Monetaria. Perché se abbiamo la stessa moneta unica, e poi su questo potrebbe aprire un capitolo se è giusto mantenerla o no, quantomeno ci devono essere altri pari trattamenti o comportamenti. Ecco, sull'unione fiscale, se gli altri paesi sono più virtuosi dal punto di vista fiscale, ben venga, cioè nel senso, perché non adottare anche noi i loro strumenti fiscali? Forse questa potrebbe essere un'idea. Altra cosa invece è condividere proprio le varie tesorerie, perché nel senso, se pensiamo al fatto di dover convogliare tutte le risorse della stessa cassa, ecco, che forse andremo un po' oltre a quello che magari può essere funzionale per il nostro paese. Quindi l'Europa sì, nel senso che è giusto che chi, la Banca Centrale Europea, che è il responsabile della moneta che sta circolando attualmente, è giusto forse che sia proprio la Banca Centrale Europea a mettere il bond. Quindi un titolo uguale per tutti. Invece per quanto riguarda gli altri, per rispondere alla domanda, per quanto riguarda gli altri tipi di unione, vedi quella bancaria o fiscale, ho ancora parecchie perplessità. Sulla bancaria soprattutto, sulla fiscale, ok, per l'adeguamento o per la condivisione degli strumenti fiscali, quindi vedi riduzioni magari delle tasse, come numero di tasse, o agevolazioni nello svolgimento degli adempimenti. Su invece l'unione fiscale proprio intesa come condivisione della stessa cassa, no. Volevi aggiungere qualcosa, così riusciamo a rispondere. Se lo stato creato, di volta non sono di cassa tagliata, di cassa che non lo diciamo che magari, diciamo che l'Eurobond potrebbe essere, adesso lo traduco io, non sono io un vero economista, però ognuno potrebbe partecipare a questi Eurobond con le proprie disponibilità. Nel senso, senza condividerle, però la circolazione dell'Eurobond potrebbe essere stabilita in base alle risorse che ogni Stato ha e che può offrire come garanzia, okay? Senza magari una vera condivisione delle risorse patrimoniali a disposizione, però potrebbe essere la circolazione di questo Eurobond potrebbe comunque essere regolata in funzione delle garanzie che ognuno mette ma che tiene i modi individuali. Il presentimento che ho io, e non soltanto io, sul fatto che confermano tutto. Quindi noi ci scusiamo,
perché in queste tre ore abbiamo cercato di fare il possibile, invito tutti i cittadini che hanno dato una padronata a guardarsi, ripeto ancora, www.vita.com, amici di Beppe Grillo Milano. Allora, è così. Allora, intanto io, appunto, siccome il tempo è finito, volevo ringraziare i nostri parlamentari.